Nata di inaugurazione, quella svoltosi a Piedimonte Matese in occasione dell'apertura del nuovo asilo pubblico e delle nuove sedi del Centro Antiviolenza Stop e del Centro Aurora, dedicati al sostegno delle donne vittime di violenza. Spina nel fianco del territorio nazionale e di piccole realtà come quella dell'Alto Casertano. Tante le persone presenti al taglio del nastro insieme alle autorità accorse per questa importante giornata. Noi al margine dei lavori abbiamo raccolto varie interviste. Allora, oggi con grande gioia inauguriamo la nuova sede del Centro Antiviolenza Aurora. Il Centro Antiviolenza Aurora è presente sul territorio di Piedimonte Matese dal 2013 con una casa rifugio che ospita donne che fuggono via dalla violenza insieme ai loro bimbi e di un centro antiviolenza che offre consulenze psicologiche, legali, orientamento al lavoro, sostegno per le donne in difficoltà e che subiscono violenza che appunto fanno richiesta. Oggi cambiamo sede, grazie all'amministrazione comunale e soprattutto grazie al finanziamento dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese abbiamo questi spazi qui all'interno del complesso dei Salesiani messi a disposizione proprio per potenziare le attività rivolte alle donne. A pochi mesi dall'inaugurazione del centro polifunzionale di Piedimonte Matese, oggi aggiungiamo un nuovo tassello importantissimo per la cittadinanza. Sì, oggi è una bella giornata per la città di Piedimonte, noi inauguriamo due centri antiviolenza e soprattutto un asilo nido da 0-3 anni, unica realtà nella città di Piedimonte e sicuramente nella provincia di Caserta, ce ne sono pochi di queste realtà. È una bella soddisfazione vedere i frutti di tanto lavoro di un'amministrazione che raccoglie appunto i frutti di una buona amministrazione che sicuramente migliorerà la qualità della vita dei nostri concittadini. È un momento importante per la comunità di Piedimonte, ma è un momento importante per tutto il territorio casertano, perché l'apertura di un centro antiviolenza e contestualmente l'apertura di un asilo nido dimostrano che l'amministrazione comunale lavora bene in sinergia con i livelli regionali e nazionali, con i fondi europei, per rispondere alle esigenze del territorio. Allora, oggi siamo ancora presenti qui a Piedimonte Matese presso la struttura degli ex Salesiani e siamo nella inaugurazione del centro antiviolenza STOP, che è il centro antiviolenza dell'ambito territoriale C4. In questi giorni resta sempre più presente, sempre più attuale la tematica della violenza sulle donne e quindi anche il nostro Alto Casertano, che da sempre abbiamo immaginato un po' come un'isola felice, si sta rilevando invece un luogo dove le donne hanno veramente grosse difficoltà e dove la violenza sulle donne è molto presente. Noi stiamo affrontando molte situazioni dove le donne che ci chiedono aiuto veramente vivono da anni situazioni di grossa difficoltà. Le nostre colleghe assistenti sociali che lavorano nel centro, la collega psicologa e la collega assistente consulente legale, chiaramente svolgono un'azione molto attenta e molto vicina alle donne che subiscono violenza e questo proprio con l'obiettivo di poterle sostenere, di poterle orientare, di poterle accompagnare in un percorso di uscita dal ciclo della violenza. Nella nostra esperienza ci stiamo anche rendendo conto che un altro aspetto importante strettamente connesso è quello degli autori della violenza. Molto spesso gli uomini abbandonati, lasciati da soli, in questo percorso di uscita dalla violenza rischiano di diventare ancora più pericolosi e quindi noi riteniamo che oltre all'azione già importante che stiamo facendo per tutelare le donne, sarà importante un'azione di sensibilizzazione e di educazione ai maschi, in modo che possa essere trasmesso chiaramente il senso del rispetto della donna, che ci sia chiaramente un senso di rispetto delle persone e in modo che non ci siano ancora delle situazioni di tale gravità come purtroppo noi stiamo scoprendo essere presenti nel nostro territorio.
Allora, qui presso la sede dei Salesiani, messa a disposizione dall'amministrazione comunale, abbiamo potuto ripristinare il nostro sportello d'ascolto presente sul territorio e continuare anche la nostra attività presso la Casa Rifugio, che ha un indirizzo segreto. In questa sede noi accogliamo le nostre donne, perché sono sempre presenti allo sportello d'ascolto tutti i giorni, con degli orari che si possono trovare anche sulla nostra pagina Facebook, sulle nostre locandine, le nostre operatrici di accoglienza. Qui svolgiamo anche dei colloqui psicologici e delle consulenze legali per le donne che ci richiedono aiuto, e nella Casa Rifugio accogliamo le donne che vanno via dalla violenza per offrire una nuova opportunità a loro di uscita da questo grosso disagio vissuto sul territorio. Anche se il territorio di Piedimonte poteva essere visto come un territorio in cui tutto ciò non accadeva, noi negli anni in cui siamo state presenti in questo contesto invece abbiamo avuto purtroppo tanti utenti che sono passate da noi, ma che per fortuna hanno potuto ricominciare la loro vita. Quindi il Centro Antiviolenza Aurora come nuova opportunità di uscita dalla violenza. Oggi offriamo alla cittadinanza un asilo e due centri antiviolenza importantissimi in questo territorio, qual è l'Alto Casertano. Assolutamente sì, cosa c'è di meglio che ritornare a Piedimonte dopo l'inaugurazione della scuola di qualche settimana fa, di nuovo di un asilo, due centri antiviolenza. È un momento importante per questo territorio, sono molto orgogliosa come piedimontese e come assessore regionale, che chiaramente viene qui, come dire, a dare manforte a quella che è già una direzione importante verso la salvaguardia comunque della dignità e anche della famiglia. Parliamo di violenza di genere, quindi in un territorio dove possiamo dire la percentuale è abbastanza alta. Ma più che la percentuale è alta, io credo che sia un posto molto tranquillo Piedimonte, nel quale effettivamente venire a far qui base per le donne che hanno subito un oltraggio così forte credo che abbia un valore inestimabile. Quindi trovare qui personale preparato, ma anche un luogo discreto, riservato e anche sereno, dà il valore aggiunto.